Onorevole Pastorino, dal punto di vista invece di quella che è la normativa, secondo lei si può fare di più, si può agire diversamente o le leggi vanno bene come sono state approvate e impostate, si tratta solo di farle rispettare, secondo lei? Da una parte si tratta di farle rispettare, come si è detto, dall'altra non vanno bene. Faccio un esempio, io sono molto interessato a questo argomento perché ho un figlio di 16 anni, quindi in età esplosiva, diciamo, per tanti aspetti, però io vado allo stadio con lui e allo stadio c'è la pubblicità del gioco, no? Delle scommesse sul chi farà il prossimo gol e sono ben visibili da tutte le parti dello stadio nei tabelloni elettronici. Faccio un esempio che ho notato, che noto sempre, ma da lì poi si apre un mondo che è difficilmente controllabile. Io faccio ancora parte di quella generazione che si ricorda quando è arrivata a casa la televisione a colori, per dire, però adesso diciamo che il mondo, questo mondo diciamo dei tentativi, delle scoperte, è un mondo amplissimo che va dal gioco d'azzardo, che va dall'alcol, che va da... E quindi sicuramente la normativa ha delle falle, anche gli accessi ai siti online dove si gioca sicuramente non hanno quel tipo di controllo, di verifica dell'utente che probabilmente è richiesto. Come esperienza personale da ex sindaco di un piccolo comune, ricordo che per 3 anni di fila avevo concesso a dei minorenni di fare una festa estiva sul molo del mio comune, no? Semi autogestita, perché poi la responsabilità la prendevo io. E poi non la facciamo più perché il fenomeno ricorrente era quello dell'alcol, ma non l'alcol consumato al bar, era l'alcol portato nei sacchetti di plastica e consumato sul molo. E consumato sul molo, quindi noi facciamo un cordone sequestratorio, però quello era indice anche di abitudini che sono veramente da analizzare e da contrastare in un modo serio e rigoroso. Assolutamente.